bentornati sul mio canale. Allora, amici miei, prima di iniziare questo video, prima di farvi vedere i prodotti che ho acquistato, volevo ringraziare i miei vecchi iscritti e i miei nuovi iscritti. Vi mando un grandissimo bacione, e mi state facendo crescere veramente tanto e per me è molto importante questo perché vuol dire che comunque vi fa piacere seguirmi su YouTube, di vedere tutto ciò che faccio durante la mia vita quotidiana. E tutto ciò che mi piace fare e mostrarvelo. Allora, siccome fra un po' arrivano le vacanze anche per noi, quindi scenderò nella mia bellissima Napoli, sono andata da Acqua e Sapone perché mi servivano alcune cose appunto per il viaggio. Allora, una delle prime cose che ho acquistato è stata questa tintura della Garnier. Eccola qui, questa l'andrò a fare un paio di giorni prima della partenza. Allora, io ho sempre comprato il brand Garnier per quanto riguarda le tinture, però questa qui, Olia, è la prima volta che l'acquisto. Mi sembra che sia la prima volta. Questa qui è senza ammoniaca, l'ho preso un castano chiaro. Ah, volevo prenderla castano scuro, ho sbagliato. Vabbè, l'ho presa castano chiaro. Comunque, questa qui è la tintura che andrò a fare. Naturalmente escono le solite cose, che sappiamo tutti all'interno del contenitore. E questa qui è la prima cosa che ho acquistato. Allora, per chi mi segue da un bel po', sa che ho acquistato sia lo shampoo, sia la maschera della Garnier alla banana. Siccome mi sono trovata veramente bene, che cosa ho fatto? Ho deciso di acquistare anche il balsamo ed eccolo qui. Questo è un 350 ml per capelli secchi. E 98% di prodotti naturali e quindi abbiamo preso anche il balsamo alla banana, ragazze. Poi, come terzo prodotto, sempre per chi mi segue da tanto, sa che adoro il Tesori d'Oriente. Scusate se sento una tubulanza. Allora, speriamo che non è niente di grave. Dicevo, adoro Tesori d'Oriente, mi piacciono tantissimo le sue fragranze e quindi ho deciso di acquistarne un altro, anche perché comunque era in offerta, non è che costano tanto. E ho preso questo qui, doccia crema. Comunque, vorrei sentire l'odore, però da una parte lo vorrei aprire, però da un'altra parte no, perché ne ho ancora un altro aperto. Vabbè, comunque, eccolo qui. Allora, i pack di Tesori d'Oriente sono fantastici. Io veramente li metterei proprio da collezione. Non conservo questi qua perché comunque, però gli altri sì. Quell'altro tipo, quello là fatto nella latta, io quelli là me li conservo perché mi piacciono troppo. E questo qui è un altro prodotto che ho acquistato. Poi naturalmente nell'info box vi scriverò tutti i prezzi. Andiamo avanti. Un'altra cosa che ho acquistato che mi serviva ed era una spazzola per i capelli. Eccola qui, ragazze. Allora, naturalmente non potevo non prendere la glicine adatta alla mia stanza. L'ho comprata per portarmela in viaggio, questa bella spazzola, ma poi la metterò nella mia nuova postazione make-up. Allora, questa è della Got Beauty. Mettiamo a fuoco. Ed è molto carina. Appoggiamo qui. Poi un'altra cosa che ho acquistato, siccome mi sta per terminare il mio gel detergente, quello del Libero Rocher, quello marino che mi trovo veramente bene, però ho deciso di acquistare questo qui della Glenians, gel detergente per pelli secche naturalmente. E quindi proveremo anche questo qua, detergente cremoso delicato. Andremo a provare anche questo. Poi un altro prodotto che ho acquistato sempre per il viaggio, sono questi dischetti quadrati. Allora, io sto acquistando sempre questi dischetti quadrati perché mi trovo veramente bene, anche quando vado a togliere le maschere per il viso. Sono belle grandi e mi trovo bene. Questi sono 60 pezzi e quindi eccoli qua. Poi un altro prodotto che ho acquistato
che sono stata molto attratta, è questo prodotto della Nivea. Lo faccio prima vedere, poi ve ne parlo. Allora, questo qua è un gel olio gel doccia. Doccia olio gel, ho detto tutto al contrario. Comunque sono 98% di prodotti naturali e volevo provarlo. Bello, bellissimo odore, quindi questo qui verrà in vacanza con me. Poi vediamo, andiamo avanti. Un'altra cosa che ho preso, finalmente ho trovato il famoso mascara Vamp della Pupa. Eccolo qui, ve lo faccio vedere. L'ho trovato da acqua e sapone. Allora, questo mascara ne ho sentito parlare veramente tanto, ma tanto, ma tanto, soprattutto da Juicy World, il canale della mia amica Juicy, e quindi finalmente ho trovato il famoso mascara Vamp. Eccolo qui, ragazze, questo è lo scovolino, ve lo faccio vedere. E quindi proveremo anche questo. Poi, siccome tanti di voi, soprattutto i maschietti, mi dicono sempre: "Ah, ma compri tante cose per te, però non pensi mai a tuo marito", questa volta ho pensato anche a mio marito, perché andando alla cassa ho visto in offerta un profumo che piace tantissimo a mio marito, che lui ha la bottiglia grande, aveva anche questo qui piccolino da portarsi con sé, però l'ha terminato. Comunque erano in offerta il profumo della Calvin Klein, eccolo qui, Calvin Klein, non mi ricordo nemmeno come si pronuncia. Comunque eccolo qui, ve lo metto a fuoco. Siccome era in offerta, ho pensato anche a lui. Non lo apro, alla plastica, vedete, non lo apro perché è un regalo per mio marito, ma si sente l'odore anche da fuori. E abbiamo pensato a mio marito. Poi, siccome vi ho detto che devo scendere a Napoli, e ho fatto dei pensierini alla mia amichetta. Ciao Rossella, ti voglio tanto bene, Rossella, tu lo sai. Allora, siccome dicevo devo scendere a Napoli, lei sicuramente adesso vedrà questo video, però io non potevo non farvi vedere dei pensierini che ho preso per lei. Allora, uno dei pensierini che ho preso, se vi ricordate che mi presi il profumo alla vaniglia, che mi piaceva tantissimo, però ero indecisa anche con quello lì alla fragola. Siccome mi piace veramente tanto, ho deciso di prenderlo alla mia amica. Eccolo qui, questo qui è il profumo alla fragole. È stupendo questo profumo perché la ragazza me l'ha fatto provare lì. E comunque questo qui è un pensierino che ho preso per la mia amica. Poi un altro pensierino che ho preso sempre per la mia amica, che a lei piace tantissimo quando gli porto queste cose. Io ho preso una crema corpo, questa qui, della Biolis. Io l'ho presa ananas e cocco. Ananas e cocco. Quindi ho preso anche una bella crema. Poi cosa gli ho fatto? Io ho preso una fascia per i capelli, per quando va a truccarsi, a farsi le maschere. Comunque ho preso la maschera per i capelli e poi le ho preso una bella trousse della Pupa, questa qui. Siccome era in offerta, ma sempre non costa pochissimo. Comunque io ho preso questa bella trousse della Pupa, non ve la apro perché, vi ripeto, è un regalo per la mia amica. Vi faccio magari vedere dietro, è fatta così. Comunque questo qui è per la mia amica. Poi andiamo avanti. Questo invece è per mio marito, abbiamo detto. Guardate come sono tutta contenta oggi, perché so che devo scendere nella mia città. Quando faccio acquisti che so che devo scendere nella mia città, sono super contenta. Passiamo alle cose per l'igiene della casa. Mi servivano pochissime po cose, sinceramente, anche perché sono andata a piedi senza la macchina. Mi sono fatta una bella passeggiata questa mattina, si respirava un'aria fresca,
e quindi ho preso pochissime cose. Mi serviva un nail sale per i piatti, che proprio ieri sera ho terminato il mio e sono rimasta senza detersivo. Comunque abbiamo preso un nail sale e mettiamolo qui. Mi serviva una confezione di sacchetti, questi qui, per la spazzatura. Poi ho preso due paio di guanti, questi qua, perché siccome io quelli là in plastica li rompo sempre, per le unghie, per il fatto delle unghie li rompo, questa volta ho preso due paio di questi guanti qui in tessuto. Andremo a provare anche questi guanti. Allora ragazze, la mia spesa termina qui. Vi ricordo sempre che se il mio video vi è piaciuto di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di seguirmi su Instagram e vi do un grandissimo bacio e naturalmente vi porterò con me a Napoli perché quando andremo a Napoli girerò qualche video anche lì. Spero questa volta di portarvi proprio nella città di Napoli, proprio al centro di Napoli, perché l'ultima volta che sono scesa per il fatto del Covid, il nostro aveva chiuso tutto, De Luca aveva chiuso tutto e quindi non ci sono potuta andare, sono dovuta restare solo nella mia torre del Greco, la mia città. Speriamo bene questa volta, perché ho intenzione comunque di girare tante cose belle, ho intenzione di portarvi nei luoghi che frequento io, anche nei supermercati dove vado io. E niente ragazze, vi mando un grandissimo bacio. Ciao!